Intanto procediamo con Federica Follini perché è il suo turno e che ci farà vedere come dentro EISMAR è stata implementata la politica FAIR. Federica, Un attimo che segno il ruolo di relatore. lei è seduto? Allora, buon pomeriggio a tutti, mi vedete? Credo che devo switchare il monitor, vero? Ok, allora, come anticipava Marzia, vi presento un esempio di integrazione e armonizzazione di dati multidisciplinari, in particolare nel bacino adriatico, fatta negli ultimi, diciamo, 15 anni, e un tentativo di rendere questi dati fair, soprattutto per ciò che riguarda la Habitat and Geological Mapping e tutto ciò che riguarda il seafloor mapping. Vi presenterò un piccolo contesto, cioè perché l'Adriatico, e vi presenterò questo. Un attimo, ignora, mi arrivano dei messaggi. Comunque, okay. Questo database multidisciplinare, ci soffermeremo un po' sul perché Fair Data, anche se questo concetto è stato riportato già in tante presentazioni di oggi, ma soprattutto era interessante passare alla presentazione di quello che è la Spatial Data Infrastructure che abbiamo sviluppato e andando un passo un po' in avanti, e mi riaggancio molto volentieri alla presentazione anche di Paolo sui Virtual Research Environment, perché grazie alla partecipazione a un progetto europeo siamo diventati, diciamo, protagonisti dello sviluppo di un Virtual Research Environment e ora siamo entrati anche nel mondo di EOSC attraverso un altro progetto subito seguito ad Everest che si chiama Reliance, che cercherò di introdurre molto brevemente. Allora, il bacino adriatico, che l'ISMAR di Bologna in particolare studia ormai da tantissimi anni, ha una geomorfologia, diciamo, piuttosto complessa, ma non mi soffermo su questo perché molti di voi già lo conoscono. E anche un complesso pattern oceanografico con la presenza di queste correnti di fondo dense che si formano nel nord Adriatico, che poi formano questi processi di cascading nel sud Adriatico. Vista la complessità e l'interesse di questo bacino, che diventa un vero e proprio laboratorio per la geologia, l'oceanografia e l'integrazione di vari tipi di dati, abbiamo anche studiato gli habitat che troviamo da nord a sud, sia in situazioni di shallow water, qui vediamo le spugne che abbiamo trovato a Venezia, oppure le piattaforme a coralligeno delle Tenue, oppure abbiamo presenza di questi, diciamo, coralli di fango, queste sidelle allungata nel centro Adriatico, per passare a questi reef del promontorio del Gargano, e poi ai coralli, passiamo ai coralli bianchi profondi del Canyon di Bari, e abbiamo poi anche studiato la parte, diciamo, orientale del bacino, e quindi i coralli neri del margine montenegrino. E oltre all'integrazione, tutti questi dati, queste informazioni ci hanno anche permesso di comprendere anche lo human impact sia sul deep sea che sullo shallow water, per cui abbiamo visto la presenza di parecchi, diciamo, marine litter, così ormai chiamati, sia in acque molto profonde sia chiaramente in acque molto basse. Questo è un esempio della laguna di Venezia. Così vediamo un po' di dati prima di riparlare ancora di database. Allora, in questi ultimi anni, come vedete qui a sinistra, è stato messo a punto un database. Qui vedete le linee di navigazione di dati CIRP e Sparker, di dati multicanale, e questi sono invece tutti i campioni raccolti. Lo stesso negli ultimi 20 anni, campioni di svariato tipo, svariata tipologia, quindi sono campioni del seafloor sample. Abbiamo qui anche plottato i pozzi, carotaggi di vario genere, ma anche campioni biologici presi con il rovo, con il lander, e anche campioni d'acqua. E vediamo come, diciamo, ci sono tantissimi campioni che sono stati prelevati, analizzati e studiati. E questo è il poligono che ci fa vedere la copertura del dato batimetrico, single beam e multi beam. Quindi, per avere un'idea dell'estensione del database, a partire dal dato geofisico fino dal dato in situ geologico al dato batimetrico. Allora, negli anni abbiamo immagazzinato tutti questi dati e soprattutto abbiamo tentato di renderli fruibili sia all'interno dell'istituto, sia, diciamo, aprirli nell'ambito di diverse iniziative europee.
e quindi abbiamo tentato di andare verso il processo del fair data di cui tanto si parla, quindi di avere la possibilità di renderli ricercabili, quindi findable, accessibili, accessible, interoperabili e riutilizzabili. Queste sono un po' le parole chiave che hanno accompagnato la giornata di oggi e che sicuramente andranno discusse anche poi in seguito quando avremo un po' un momento di confronto. Come si fa a rendere un dato fair? Spesso partecipando a diverse progettualità europee ci è stato proprio richiesto di fare sì che questi dati fossero fair, oppure a che livello di fair fossimo arrivati. Abbiamo visto anche nella presentazione di Filomena che anche lei ha dato una definizione di fair per i suoi dati, cioè a che livello di fairness siamo arrivati dei dati stessi e come ci siamo arrivati. Nel nostro caso abbiamo tentato di rispondere alle quattro esigenze, cioè essere ricercabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili attraverso lo sviluppo di una spatial database infrastructure, quindi una infrastruttura che mette insieme, che connette componenti di dati spaziali, di metadati, software e hardware e chiaramente dei repository che per ora sono dei repository sostanzialmente locali. E abbiamo poi sviluppato però dei web services, cioè dei web GIS, che danno la possibilità di visualizzare il contenuto di questi database, di questi geodatabase, e abbiamo lavorato molto sia relativamente alla messa a punto di metadati che fossero il più possibile utilizzabili per questa vasta gamma di dati diversi, sia nel mettere a punto un'architettura di un geodatabase che potesse accogliere questi tipi di dati molto appunto diversi tra di loro perché multidisciplinari e potesse allo stesso tempo essere Inspire compliant. Quindi lo sforzo che è stato fatto negli ultimi anni è stato quello di lavorare sia dal punto di vista della riorganizzazione dei dati, dell'architettura di un geodatabase e quindi poi della pubblicazione degli stessi attraverso delle web app. Qui vediamo un esempio della, diciamo, web app del web GIS che poi è stato sviluppato anche per scopi puramente divulgativi del mare Adriatico, ne abbiamo fatti diverse di web app, dove si vedono sostanzialmente non soltanto l'estensione dei dati raccolti, ma anche dei prodotti, perché si parlava anche in questa sessione, in questa giornata, della differenza tra mettere a disposizione dati raw, mettere a disposizione semplicemente la visualizzazione della copertura dei dati e poi dei prodotti che sono venuti fuori dalla elaborazione dei dati stessi. In questo caso, per esempio, vedete che è stata elaborata una carta poi insieme all'Istituto della Marina, questa è la carta dei fondali del Nord Adriatico, e viene pubblicata attraverso questa web app e può essere poi richiamata, perché l'abbiamo poi pubblicata dentro Zenodo, direttamente dalla web app stessa. Oppure il grandissimo lavoro fatto negli anni insieme all'ISPRA, al Servizio Geologico della Cartografia Geologica 250.000, qui vedete per esempio il livello relativo alla cartografia geologica superficiale e poi diciamo le estensioni delle carte geologiche al 250.000, e cliccando su ogni carta si può anche, oltre ad avere le informazioni sulla carta stessa, andare direttamente al sito dell'ISPRA che faceva poi vedere stamattina Andrea. E quindi c'è stato proprio un tentativo di rendere interoperabile questo sistema e poter accedere da questo sistema alle altre banche dati. Vediamo un altro esempio, qui per esempio abbiamo gli habitat della Laguna di Venezia e abbiamo messo a disposizione, oltre alla mappatura batrimetrica, anche la posizione per esempio di tutte le immersioni fatte dai dive con le immagini fotografiche, per cui oltre a tutte le informazioni relativamente all'immersione stessa, quindi la metadatazione, con un link che si trova dentro la tabella degli attributi possiamo accedere direttamente all'immagine. Un altro esempio qui viene fatto sul, questo è un ROV, quindi accediamo a un filmato ROV che è stato registrato sui coralli del sud Adriatico, che può essere direttamente accessibile attraverso l'infrastruttura. Quindi abbiamo un po' un insieme di metadato e di informazione su dove è il dato e chi ce l'ha e anche un accesso al dato stesso. Un altro importante pillars, cioè un altro importante elemento di questa infrastruttura,
è il catalogo dei metadati. Si è parlato anche molto di cataloghi. Che cos'è un catalogo di metadati per noi? È sostanzialmente la vetrina attraverso la quale possiamo rendere accessibile poi il dato stesso, così lo concepiamo. Quindi abbiamo sviluppato un catalogo di metadati ISMAR, partendo poi un po' dal nostro gruppo di lavoro, in cui anche Filomena ha avuto l'occasione di integrare i metadati relativi alle linee Spark, dove possiamo mettere dentro un svariato numero di informazioni anche di tipologie diverse, quindi a partire da informazioni cartografiche, mappe digitali, campioni, collezioni, rapporti. Ultimamente abbiamo messo dentro anche tutti i rapporti di campagna, che sono comunque un elemento prezioso da non perdere relativamente alle attività effettuate fino adesso, datasets, web app stessi e anche pubblicazioni. Ma cos'è, perché è così importante creare un catalogo di metadati? Anche Marzia ci ha fatto vedere tanti cataloghi di metadati esistono e molti sono difficili da interrogare, però rappresentano sostanzialmente l'accesso o comunque sia il collegamento verso altri cataloghi nazionali e internazionali, perché se il dato non è metadatato e connesso, chiaramente non è visibile se non a un gruppo ristretto. Quindi l'intenzione era quello di aprire la possibilità di visualizzare, ma anche di usufruire, quindi di riutilizzare, e ritorniamo al concetto di FAIR, i dati acquisiti, elaborati, sistematizzati e integrati nel tempo attraverso questa porta, insomma questo catalogo di metadati che piano piano stiamo implementando. Tutti questi dati di cui abbiamo, la maggior parte dei dati di cui parliamo hanno comunque contribuito alle banche dati Emonet, che è sicuramente tutto il dato batimetrico, ma anche il dato geologico della cartografia geologica, così come tutte le informazioni relative al habitat mapping. Questo sforzo, diciamo, fatto sul Mare Adriatico, in realtà è stato fatto anche a scala di bacino mediterraneo nell'ambito di progetti europei, come per esempio il progetto Coconet, di cui però non ho una presentazione ad hoc. Volevo però farvi vedere lo step successivo oppure parallelo, che è stato proprio quello di entrare in questo mondo del Virtual Research Environment, che all'inizio era totalmente oscuro per noi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, che però ci ha aperto un altro mondo, questo mondo appunto dell'ambiente di ricerca collaborativo di cui parlava anche Paolo, a livello europeo e in realtà sviluppato dentro Emonet a livello di comunità, dentro Everest. Questo era il progetto europeo, diciamo, pioniero del Virtual Research Environment for Earth Science, in cui siamo entrati con, diciamo, il cappello di rappresentanti di una comunità marina, quindi del Sea Monitoring, portando degli esempi per popolare questi Virtual Research Environment. Ce ne sono stati tanti di Virtual Research Environment. Una delle altre criticità è che le infrastrutture sostanzialmente esistono, ma molte di queste infrastrutture spesso rimangono vuote se non ci sono gli user, quindi se non ci sono gli utenti, che sono a questo punto gli scienziati, i ricercatori, che le, oltre che le popolino, le utilizzano. Quindi qual era il concetto di Everest? Il concetto di Everest era quello di sostanzialmente creare un ponte anche tra diverse comunità scientifiche. Non eravamo infatti soli, nel senso che non c'era solo la comunità del Sea Monitoring, ma c'era anche la comunità del Land Monitoring, così come la comunità del diciamo dell'atmosphere, del climatologica, appunto per rompere anche questi silos dentro ai quali spesso ci troviamo come esperti di una determinata disciplina, perché il riutilizzo deve essere sicuramente non solo finalizzato alla comunità stessa, ma può essere anche aperto ad altre comunità che possono riutilizzare il dato per altri scopi. L'esempio di Emonet Bathymetry che ha fatto vedere Marzia stamattina è sicuramente calzante. La batimetria è diventata una baseline per moltissime applicazioni, chiaramente deve essere poi presa con le pinze da certi punti di vista, quindi poi diventa appunto una base di studio. E qui anche il concetto di Everest andava proprio in quella direzione, quindi il riuso non soltanto all'interno di una determinata comunità. Si è coniata questa parola di cross fertilization, che è andata molto, diciamo, un po' alla moda, un po' alla page negli ultimi anche progetti europei, che sostanzialmente significa aumentare non soltanto la multidisciplinarità, ma anche l'interdisciplinarità.
Questo è stato molto interessante perché ci ha permesso di venire a contatto appunto con altre comunità e soprattutto a entrare nel mondo del Virtual Research Environment come strumento collaborativo. Come diceva Paolo prima, sì, il dato c'è, ma cosa ancora più interessante, non più interessante, ma sicuramente molto interessante, è anche capire, per esempio, i vari step di processing di un determinato dato per arrivare a un certo prodotto. Ecco che qui inseriamo il concetto del research object. Il research object, che è, diciamo, secondo me, l'elemento più innovativo introdotto all'interno di questo virtual research environment, è sostanzialmente un'aggregazione di diversi elementi, non soltanto i dati e i metadati, ma anche il workflow, per esempio, associato a determinati dati, un workflow che può essere uno script, un workflow di elaborazione per arrivare a un determinato prodotto, i risultati, i metadati, le pubblicazioni e tutto ciò che è correlato a una determinata ricerca scientifica. Ecco che non si parla più solo di ciclo vitale del dato, ma si parla di ciclo vitale dell'intera ricerca, quindi che ha il dato ancora come core, ma che poi si estende anche a tutte le sue altre declinazioni, quindi dato, workflow associato, risultati e metadatazione. Un pacchetto che si chiama Research Object, che viene pubblicato all'interno di questo portale, dove può essere riutilizzato, e il riutilizzo implica poi diciamo la citazione del research object stesso, perché il research object, così come una pubblicazione, ha anche un DOI associato e quindi il riutilizzo ne permette un acknowledgement. Questo mi era sembrato, e anche la nostra comunità, un po' rivoluzionario, nel senso che sì, la pubblicazione è sicuramente il nostro prodotto finale, però anche un research object lo può diventare e può contribuire alla diffusione della conoscenza in maniera molto più speditiva, più veloce, e sicuramente permette di riutilizzare tutti gli elementi del ciclo della ricerca. Gli stessi concetti, questo è un esempio di research object, per esempio abbiamo fatto questo Habitat Suitability Model per vedere quali fossero i luoghi di maggior suitable per i cold water corals, li abbiamo trasformati in un workflow rieseguibile e l'abbiamo pubblicato come research object. Questo consentiva a un altro ricercatore che voleva rifare la stessa cosa in un'altra area di prendere il pacchetto, di cambiare il dato di input, di provare a riutilizzare il nostro stesso workflow e quindi i nostri stessi script per ottenere un habitat suitability. Il virtual research environment poi permette anche di dare una sorta di feedback, no, al research object utilizzato, e quindi di poterlo anche migliorare mettendo in connessione ricercatori di diversi paesi, in questo mondo, diciamo, di ricerca virtuale che tanto adesso è fondamentale anche in questo momento di pandemia, in cui l'incontro con le persone è diventato sempre più difficile, e comunque si va verso questa direzione. Il progetto Everest è finito, ma abbiamo appena iniziato questo nuovo progetto Reliance, che fa uno step ulteriore, ovvero porta quelli che erano i servizi sviluppati in Everest dentro il mondo EOSC, questo European Open Science Cloud, che immagino che più o meno tutti sappiate di cosa si tratta, però l'European Open Science Cloud è proprio l'ambiente in cui vengono messe a disposizione infrastrutture, dati, infrastrutture di elaborazione dati, ambienti cloud virtuali e federati, e ne sono veramente tanti, e devo dire che sono ancora pochi i ricercatori che ne usufruiscono. In Reliance questi, diciamo, servizi, il servizio di pubblicazione del research object arricchito con un altro servizio chiamato Data Cube, che ora forse non c'è il tempo di presentare, che permette di accedere a diverse infrastrutture dati federate a dati sia di tipo satellitare, sia dati in situ, i famosi dati Copernicus, e anche permette di trasformare all'interno del Cube un nostro esperimento, un nostro workflow in un research object. E inoltre un altro strumento molto interessante è quello di un text mining intelligente, utilizzando un algoritmo di artificial intelligence per superare un po' lo step della parola chiave nella ricerca del metadato, ma utilizzando un metodo più intelligente che riesca a leggere i contenuti dei metadati, così come i contenuti delle pubblicazioni, e quindi a semplificare la ricerca, che non ha più bisogno del vocabolario controllato, perché riesce attraverso l'artificial intelligence a sostanzialmente leggere e interpretare i contenuti. E concludo questa, diciamo,
diciamo excursus anche qui di qual è stata la nostra esperienza nel tempo nel riuscire a rendere dati collezionati in circa 20 anni di campagne oceanografiche per vari scopi, quindi geologici ma anche strettamente biologici o oceanografici, e comunque un'integrazione degli stessi, perché gli ultimi progetti a cui ho partecipato negli ultimi anni erano tutti progetti multidisciplinari che quindi implicavano la collaborazione di più professionisti e di più scienziati insieme, che all'inizio ha visto le sue difficoltà ma che ormai è diventata cosa comune. E siamo riusciti a renderli sicuramente ricercabili, accessibili e interoperabili e riutilizzabili, anche secondo me mantenendo flessibilità nella data policy, cioè la data policy è lo strumento per rendere il dato utilizzabile, riutilizzabile, ma che deve essere rimanere flessibile e adattabile a ogni tipologia di dato. E questa è stata un po' in tutte le iniziative, lo stesso Emonet, la chiave, no? L'arma vincente, rendere flessibile la data policy così che ognuno può mettere il dato in condivisione e lo può rendere riutilizzabile seguendo la propria regola. E secondo me questa è la direzione che dobbiamo perseguire, così come non tentare una centralizzazione dei dati, ma al contrario tenere in un certo senso una decentralizzazione, ma una connessione, quindi la connessione di più banche dati. Ed è questo era stato anche il motore del progetto Everest, che quindi aveva messo insieme, non aveva centralizzato nulla, aveva solo creato una struttura che permetteva di cercare, di accedere, di processare dati all'interno di un ambiente virtuale, sempre allo scopo di riutilizzarli, ma preservarli, preservare il dato e tutto ciò che è ancillare al dato. Stamattina Maurizio De Marte ha fatto ben vedere il concetto del dato ancillare, che comunque è fondamentale per riutilizzare il dato stesso, quindi è un'informazione che se persa rende il dato inutilizzabile, e condividere tra ricercatori sia data che scientific workflows, quindi anche il dato stesso, come sono arrivata a collezionarlo, come l'ho processato e come arrivo al prodotto. L'integrazione, l'armonizzazione, la standardizzazione, altra parola chiave che ricorre da stamattina, sicuramente sono gli elementi chiavi che permettono a dataset eterogenei, che è quello per cui ho avuto esperienza negli ultimi anni, quindi non un dataset per una specifica, un dataset singolo con una disciplina specifica, e che devono diventare la chiave dell'interoperabilità con le infrastrutture marine europee. Mi fa piacere seguire la presentazione successiva su EPOS, che è un grande esempio di infrastruttura europea, e condivido il fatto che anche la comunità italiana debba un po' spingere su questo, quindi tentare di emergere anche all'interno della comunità europea, all'interno di queste grandi infrastrutture, perché ne ha sicuramente la potenzialità. E questa direzione è quella necessaria per gestire e per riuscire ad avere uno scambio di dati multidisciplinari, come sono gli esempi positivi, secondo me molto positivi, di Emonet e CDataNet, che negli anni sono riusciti anche a far passare il concetto del data sharing, a cui tanto tanto ostico nei primi anni dei progetti stessi. La parola FAIR è sicuramente la parola chiave anche per permettere di riutilizzare questi dati e anche di generare scenari interessanti di sviluppo sia nel passato che nel futuro. Grazie, spero di essere stata nei tempi.